Bene. Siamo giunti proprio alla fine. Oggi Piero Scamarcio e lo scippatore di emozioni ci salutano per sempre dal tavolo della storia. No, dico come è messa in onda, ragazzi, come trasmissioni. No, sembrava invece... No, tutt'altro. Dico dal tavolo della storia della musica. Triste? Così devo dire, Mauro, diciamo che fa sempre una cosa allo stomaco arrivare alla fine del libro. Certo, del libro. Cioè, a proposito del libro, questo è un libro che noi continueremo a leggere anche quando voi non ci sarete più. Ancora. Dico, non ci sarete più il giovedì sera e il venerdì in replica. Ah, in trasmissione. Chiaramente. Noi continueremo a leggerlo anche sotto l'ombrellone, almeno io continuerò a leggerlo. Continui a leggere? Senz'altro. Ma un fegato pazzesco. Ma guarda, io non ho mai smesso di leggere scritti così. Mai? Non smetterò mai. Perché la cosa bella che mi ha catturato del tuo libro, del vostro libro, che è che a ogni lettura io scorgo un particolare sfuggitomi magari alla lettura precedente. Lo leggi distratto, diciamo. Ma beh, sai, non è che posso avere sempre la stessa. Beh, insomma, fatto sta che l'ultima cosa che mi ha colpito e che non avevamo segnalato ai nostri affezionati spettatori, l'ho trovata a pagina 82. Sei un fenomeno. E là sta, legge perché inutile, non richiede. È anche inutile che io mi sorprenda di questa tua proprietà paranormale. E a pagina 82 di cosa si parla? Del fatto che tu sei un malato. Tu sei malato proprio del... Mauro, che cosa è stasera? No. Sei malato del dettaglio, dico. Del dettaglio. Curi il particolare. Sì, il dettaglio, vendita al dettaglio mi è sempre piaciuto. Non la vendita al dettaglio. Non ho capito. Il dettaglio, cioè proprio la parte che sembra un centesimo dell'organizzazione, invece tu lo curi con particolare attaccamento. E parlo delle copertine... Le copertine che tu fai realizzare i pittori quelli sono dei fenomeni di pittori contemporanei che hanno firmato le tue copertine quelli sanno che io deve fare la copertina e creano positivamente la copertina per la tua nuova pubblicazione. Brava. E qui ti sei avvalso della collaborazione di Cézanne, per esempio. Qualche nome. Cézanne. Guttuso. Per esempio. Due per tutti. Rauschenberg. Tre. Sì, per tutti. Proprio un altro. Francis Bacon, per esempio. Abbiamo dato un'idea. E basta. Abbiamo dato un'idea. E tanti altri. Vasily Kandinsky. Abbiamo già dato l'idea. Kandinsky. Kathleen. Scipatore, abbiamo già dato l'idea. Abbiamo un'altra idea, dai, veloce. Matisse. Ti sono fatto un'idea da casa su questa cosa che tu curi particolarmente. Abbastanza. Piero. Ti anticipo già, Mauro, guarda. Guarda, pianto in gola, mi fai soffocare in gola l'ultimo desiderio. No, dai, che cosa? Ragazzi, all'ultima puntata non mi fate cadere dentro. È brutto se ci soffoco, dai. Hai raccontati qua avanti, quante edizioni sono? È tutto il libro raccontare. Dai, Piero, tanto è l'ultima puntata. Raccontaci magari, che ne so. Ci vuoi raccontare la storia con James Brown? Bravo. Ma è un altro cantante. Bravo, come... bravo. Dai, per chiudere alla grande hai scelto proprio il capitolo giusto. Questo sì che è una... Bomba. Una bomba, va bene. James Brown. Tutti gli altri sono una bomba, mi vuole bene. Che? Titolo dei capitoli. Vabbè. Il titolo del capitolo, veramente l'ultimo, Sì, anche sì, perché sì. È l'ultima puntata. È l'ultima puntata. Sì. Allora, il titolo del capitolo è... Piero Scamarcio, 2 punti. Get up, James Brown, Cerula. Allora, quello annuncio. Bene, ancora un racconto. L'ultimo e poi addio per sempre a Piero Scamarcio e allo scippatore di emozioni. No, non mi fate dire sempre le stesse cose. L'ultimo Magritte. Dov'hai? Pliogorn. Prendi il cornetto, va a prendere. Giustamente, se parla così tu. Ah, il cornetto. Legge. Vai. Perché non ritengo di ritenere tutto a leggere. Vai. Stava a casa mia che mia suocera Adalgis non tanto si sentiva bene. Ultima puntata, ti chiedo una licenza, stavolta vado sparato. Stavi tu a casa di... Brava, Mauro, alla fine ci sei riuscito, l'intelligenza non ti ha abbandonato. Vabbè. Senti, sai anche quale metodo letterario ho usato per questo capitolo? L'ho riconosciuto, è inconfondibile, questo non so di non sbagliare, il metodo letterario di Max Haub. Max Haub, bravo. E lui? Quindi, bravo. Quindi tu hai presente i delitti esemplari di Max Haub? Ci mancherebbe altro, riconosciuto l'autore così a naso, erano poi che io li ho presenti, a parte il fatto che li ho registrati anche su cassetta tutti i delitti, sia un giorno in pretura. Tutti li ho seguiti, non ho perso uno. Perché adesso li ritrovo qua sopra, tale quale, tutti i delitti, insieme alla Rai 3, tutta la Rai 3 qua sopra. Veramente? Che mi interessa perché da me in centro a Taranto Rai 3 non tanto si prende. E che io perciò l'ho messo qua sopra. Posso fare affidamento? Ma stai scherzando? Ti ringrazio. Affiditi pure. Vai. Insomma.
stava a casa mia, che mia suocera dal Gis non tanto si sentiva bene. Ora, io però, Mauro, tenevo un sacco di cose da fare, però non è che potevo lasciare ad Algis da sola, ma, neanche, come si fa? Ma come si fa? Stava male? Stava la solita sola, come si fa? No, dico io, come si fa? Come si fa? Bisogna trovare una soluzione. Schifano? Pensavo che era la soluzione, invece quello è un altro. Ah, il pittore? No, pensavo lo dicesse a me mentre... No, dico, come si fa? Bisogna trovare una soluzione. Non è che puoi rimanere tu con mia suocera dal Gis due ore. Piero, lo farei veramente con slancio, ma sto facendo... Ah, la trasmissione, hai ragione. Da domani a disposizione se ancora hai bisogno. Vabbè. Non prenderla... non è una cattiva. No, per carità. Stai vedendo? No. Insomma, a quel punto, visto che non poteva rimanere né io né tu, giustamente, che doveva condurre la trasmissione, mi venne un'idea geniale. Telefonai a chi? A chi? Agli Arthur De Fire. Capitano infatti andai alla connette telefono e facevi, pronto? Sì. Casa Earthwind and Fire? Sì, mi rispose uno dall'altra parte. Giustamente facevo io, con chi parlo? Perché non sapeva con chi stava a parlare, no, dall'altra parte. Fece, no, senti, sono il terzo sassofonista sulla destra. Terzo sassofonista sulla destra, terzo sassofonista sulla destra. Lo ricordai. Lo focalizzasti. Lo infocai dentro alla memoria, no? Allora fece io, giustamente, cosa state a fare tutti insieme? No, però adesso ci siamo alzati. Ma allora fate una cosa, visto che adesso vi siete alzati, vestitevi tutti quanti insieme e venite a casa mia perché ad Algis non può stare da solo. No, me lo ricordo questo capitolo. Allora ricapitoliamo, no? Il capitolo ce l'ho ben impresso. Ricapitoliamo. Allora ricapitoliamo. Telefoni a casa degli Earthwind and Fire e chiedi loro la disponibilità se a venire a casa tua, casa mia, a tenere compagnia all'ammalata ad Algis. Brava. Infatti, Mauro, dopo un quarto d'ora, che arriva un quarto d'ora, quella... già perché abitano a due passi da casa tua. Di Earthwind and Fire. Allo spunto. E dallo spunto a casa tua quanto ci sarà? Un quarto d'ora, 20 minuti proprio, brava. Se vai calmo. Brava, okay. Insomma. È vero che state smobilitando, però, che... Chi è? Toulouse Lautrec. Ah sì, pure lui la fece pulizie... un disegno particolare. Ah, sempre il pittore. Vai. Insomma, Mauro, dopo un quarto d'ora, quella arrivano a casa, appena arrivano succede un macello dentro al portone. Nel portone, non a casa, nel portone. Dentro al portone mio. Perché? Che e niente, quelli deficienti praticamente, per salire a casa, si sono messi a muzzi dentro l'ascensore. Chiaramente ebbe a bloccarsi l'ascensore. Non ti dico l'amministratore condominio. Incominciate ad urlare, certa gente non va fatta entrare dentro allo stabile, urlava da sotto alla scala, no, la prossima volta andatela a prendere da giù gli Earthwind and Fire. Insomma, rogne con l'amministratore. Rognoso l'amministratore, una bestia. Vabbè, come finì? Niente, praticamente ci ho dato un rovescio incrociato all'amministratore, poi ho preso una bomboletta spray, ci ho disegnato dietro la giacca salve e adesso fa lo zerbino davanti alla porta di casa. In una sola parola, chiariste. Mauro, tra persone civile ci chiarisci civilmente. Brava. Beh, tutto è bene. Quello che finisce, finisce. Insomma, riesce a sbloccare l'ascensore e comincia a tirare fuori dall'ascensore gli Earthwind and Fire. Mauro, come stavano combinati. Quelli, nei tentativi di entrare dentro l'ascensore, avevano strafagnato, piegato gli strumenti, acciaccato i vestiti, per dire, sembravano i mappe. Addirittura, tanto erano sfatti, diciamo. Comunque, alla buon'ora entrano in casa tua, Wind and Fire. No, mica erano tre quelli. No, quelli lì, il nome, vennero questi, i rappresentanti. Insomma, di buon'ora vennero dentro la casa mia. Ad Algis, appena li vedre che varcano la soglia della casa dove stavo io, fa... Madonna, Earthwind and Fire, guastate voi! Cioè, te la felicissima dell'incontro. No, felicissima, così felice, pensi? Guarda, siamo in onda, Chagall. Ma te ne stai andando a leggere? Stavolta non te li ricordi, vai là, controlli e... Ricordo uno. Ma l'abbiamo già detto. Si sono fatti un'idea. Sono a finire il... Insomma, era felice di incontrarlo. Tanto era felice che scese da sopra il letto e si mise a cantare September, capito? Capito? E fece pure... un assolo con il sassofono. Ad Algis. Suona il sassofono. Ad Algis, è polistrumentista, Mauro. Ad Algis, a Mike Oldfield ci fa... Non lo pensa proprio. Ci fa una cosa. Il baffo. Ci fa... Poi, comunque, la cosa più importante che si è ripresa. Era passato proprio tutto. Alla vista di questi... Chiaramente, la vita non è bella se non succede qualche cosa, non diciamo. Non è proprio così il detto. In quel frantunque, mentre Algis si stava a sentire meglio, suoni citofono. Chiaramente, io in quel macello vado a rispondere... Aspetta. Ce la fai sentire un'ultima volta il citofono? Ci mancava. Proprio...
insomma, va a rispondere io, faccio un chi è? E sento dall'altra parte, Piero, sono James Brown, gentilmente, da te stanno gli Earth, Wind & Fire. James, faccio io, chi è? Gli Dovini, qua stanno, li vuoi? Vuoi che te lo vado a chiamare 1-1-1-1-1? Li voglio, fa James Brown. E com'è? Fanno prenotare il campo di calcetto e poi non vengono. Ma scusimi. Che bidonisti. Allora io voleva accoperchiare questa cosa che io l'avevo chiamata. No, faccio, no, James, hanno avuto un contrattempo e niente. Senti, James, cosa fai? Sale o li fa scendere? 1-1-1-1-1. Picasso? No, questo era Popcorn. Non che scende Popcorn? Non è vero. Ormai è contemporaneo. Scusate, spettatori di questo gentilmente, riepilogo. Stava a dire il fatto. Insomma, allora lui fa il sale o li fa scendere? Faccio io a James Brown. Allora lui dice, gentilmente, Piero, c'hai il limoncello? Faccio io, sì. Che sa, cosa? C'hai il limoncello? James Brown. James Brown, sì. Domanda a me. Sì, ce l'ho. Me, dice James. Allora, sale. Vado a riepilogare. Riepiloghi, allora, riepiloghiamo. Allora arriva James Brown, ti citofona. Una volta appurato che tu avevi il limoncello, il limoncello, sale a casa tua per bere un limoncello. Brava. Sapendo di incontrare gli Atwin del Fire. L'incontro. Insomma, sale James Brown, arriva di fronte alla porta di casa e mi fa, Piero, scusimi, disturbo? Io dico, no, James, figurati. No, è che sono in compagnia di Carmen Villani. James Brown era con Carmen Villani. Brava, stava presa lui, faccio io. Ma stai scherzando, James, non disturba affatto. Nessun problema. Ma anche perché da mo che ci conosciamo, io e Carmen, ne abbiamo fatte di battaglie insieme. Vabbè, cioè, avevi avuto modo di conoscere già prima Carmen Villani. Brava, l'aveva conosciuta a Stoccolma in occasione della consegna dei Nobel. Che Carmen ebbe ad avere. Ritirò. Che cosa sei stata smobilitata? Giacometti. Vai. Non è un nuovo intento. Stanno nel circolo ogni tanto. È pieno di Giacometti così. Insomma, per piacere, insomma, ad Algisa, appena entra James Brown, vede le scarpe di James Brown, Mauro, ci torna ad avere il fuoco di Sant'Antonio, il ballo di San Vito, insomma, rimanette di nuovo male. Incominciò a sentire. È una ricaduta alla vista delle scarpe. Alla vista della scarpa di James Brown. Perché? E che ne so io, infatti io, tant'è che a quel punto dicessi a James, James, per cortesia, velocemente, togliti le scarpe, nasconditi sotto al tavolo, che è quella, se no, a quella là, ad Algisa, chi la deve sentire, capito? In quel frattempo, mentre James stava a togliere la scarpa, non ti dico il resto, no. Mi fa, Piero, che c'è? Dobbiamo fare un disco insieme. Allora a questo punto James Brown ti ha chiesto ufficialmente di fare un disco con lui. Sì, signore. E tu? Ma ora, a quel punto io mi sono sacrificato, ci ho detto, James. L'amico si vede nel momento. Bravo, però ci ho detto, infatti, stavolta lo facciamo il disco, però... Che non diventi... Non leccare il dente, perché a certo... Non leccare... Cioè, James Brown, ci dai una cosa? Non prenderci l'abitudine. Brava, che si prende tutto il braccio. Sì, se la prima volta poi... Insomma... Così facetemi il disco tutte e due. E così andò. Applauso. Ma un attimo, dico io che dobbiamo andare... sbaraccare, però c'è non la pubblicità, è il caso. Un attimo, è quello che dobbiamo fare vedere a tutti. Dobbiamo togliere sedie? Mandate la pubblicità. Ragazzi, su un attimo che ci perdevamo a stare un attimo su.